La mia colazione non può che essere delle più classiche, ed è sempre questa più o meno, ed è cappuccino e biscotti del momento. In questo momento io sto mangiando questi buonissimi al cocco e questi buonissimi speculoos delle mule antipiever, quindi tutto bio più o meno, speriamo, così c'è scritto. E quindi niente, la mia giornata inizia più o meno sempre così. Ciò che cambia sono i biscotti, ma in questo periodo sto mangiando questi due tipi. Quindi colazione classicissima italiana. Per pranzo mi sono preparata una pizza molto piccola, sono 112 grammi di farina ed ha questo colore, non so se in videocamera rende, che è un po' più sul, diciamo, grigio dal vivo, comunque dovrebbe essere un po' lilla, perché nella pasta ci ho mischiato i miei superfood, questi qui della Unicorn Superfoods, e questo in particolare è il Berrylicious Blend. Però forse ce l'ho messo un po' pochino, quindi non è che abbia veramente tutto questo gran colore lilla. Comunque la mia pizza la condirò con della zucca gialla semplicemente passata in pentola con un po' di olio, aceto di mele, sale e un pizzico di pepe. E quindi è pronta per essere infornata e a fine cottura ci aggiungeremo un'altra cosina. Ci aggiungo sopra questa sottiletta, che è una sottiletta vegetale di questa marca che è Mondelez ed è fatta con burro di karité e cocco, ma vi assicuro che la consistenza, almeno così all'apparenza, è uguale a quella delle sottilette di formaggio e quindi la facciamo sciogliere e poi la nostra pizza sarà pronta. Voilà, la mia pizza è pronta. L'ho condita praticamente con la salsina che era rimasta della zucca. E la mia pizza verrà accompagnata dalla mia mitica tazza di tè. E il tè in questione è questo, della Via del Tè, che si chiama Lovely. Ed è praticamente una miscela di tè verde con fiori, fragoline, agrumi. È veramente molto, molto super profumato. E non so se vedete, ma quelle cosine blu che si vedono, se non so se le vedete, sono dei fiori. È veramente molto delicato e io adoro abbinare il tè alla pizza e quindi questo è il mio pranzo. Eccoci arrivati alla merenda. Io per merenda mangio una pesca con dello yogurt spolverato sopra in modo che comunque gli dà anche un po' di colore. Il superfood è questo, il Tropicana Blend, che sa tantissimo di ananas. E ci aggiungo qualcosa di croccante e vi vado matta per questi mix di frutta secca e di frutta, proprio anche di frutti essiccati. Quindi qui c'è un mix di noci, mandorle, nocciole e mirtilli. Quindi è un mix proprio fantastico di energie. Secondo me questo spuntino è fantastico pre ma anche post workout perché è leggero, fresco e soprattutto energico. Per cena ho deciso invece di prepararmi una specie di, diciamo, hamburger, non lo so, insomma, che cosa verrà fuori. Comunque prendo il tempeh, questo vegetale che io trovo alla Coop, che però mangiato così a me sinceramente non fa impazzire, quindi lo spezzetto e lo metto nel contenitore per il mini beamer. Poi a tutto questo aggiungo del mais, delle olive verdi snocciolate, ovviamente un po' di questo misto qui per soffritto che vabbè è congelato ma tanto poi andremo a cuocere tutto, però a me piace, lo aggiungo sempre volentieri nelle mie ricette perché comunque ci dà parecchio sapore. E che cosa c'è dentro? C'è carote, sedano e cipolla, poi aggiungiamo ovviamente un po' di olio. A occhio, poi casomai lo riaggiungeremo dopo. Il sale per il momento io non ce lo metto, ma ci aggiungo un pochino di peperoncino e
provo a frullare tutto e vediamo di che consistenza viene. Ok, la mia bella poltiglia è pronta e la voglio mettere, facciamo questo esperimento, non so che cosa viene fuori, in questo contenitore per cupcake. Ci ho messo un paio, perché credo che un paio verranno, del pane grattugiato. Quindi adesso verso il composto e poi lo mettiamo in forno. Ok, sono belli che infornati e quindi io direi di lasciarli lì fino a che non si rosolano. Ok, sapevo che non sarebbero venuti solidi perché comunque non c'era nulla a tenerli, non c'era uovo, non c'era nulla, però sono buoni perché poi sono croccanti sotto, perché sotto c'è la parte che stava sopra e quindi c'è la crosticina, e sotto invece c'era il pan grattugiato, che quindi a questo punto è solo perché io l'ho rivoltati, e quindi sono anche, hanno anche il loro lato croccante. Aggiungo solo un pochino di prezzemolo, un pochino di sale e poi un pochino di olio a crudo, giusto un filo, e voilà, sono pronti. Lo so, sono brutti, però, perché non hanno una forma, però sono buoni e soprattutto sono nutrienti. Immancabile dessert a fine giornata e a fine cena, con il mio caffè, che io ovviamente, lo sapete, riempio fin tutta la tazzina, e questo snack che è una barretta di cocco e cioccolato al latte. Praticamente sono queste, che sono senza glutine, biologiche, insomma non ci sono troppe schifezze a quanto pare, speriamo. E quindi niente, questo è tutto il What I Eat in a Day, quello che ho mangiato oggi. Spero di avervi dato qualche suggerimento e ci vediamo al prossimo video. Ciao!